Hello, io sono Elia, io Federica e insieme siamo le K4U. Siamo arrivate a settembre, quindi tutti quei film che non abbiamo potuto vedere durante l'estate perché un po' non c'era il wifi, un po' il wifi c'era ma non funzionava, un po' usavamo il 3G del telefono, un po' stavamo fuori a divertirci con gli amici, che non è il mio caso. Adesso è settembre, abbiamo il wifi, abbiamo Netflix e possiamo recuperare. Infatti noi negli ultimi giorni, tipo negli ultimi 3-4 giorni, siamo state a casa a guardare una roba come 10 film su Netflix. Posso dire che è, tra virgolette, colpa tua perché stavi male e non potevamo uscire? È merito mio. Quindi abbiamo visto un sacco di film, soprattutto rom-com oppure teen. Quei film un po' da divano, un po' come le serie da divano, no? Ve l'abbiamo già spiegato in precedenza la nostra divisione delle serie. Ci sono le serie da divano, come ci sono anche i film da divano, esatto. quelli scialli, tranquilli e non impegnativi, diciamo così. Un po' adesso, ci stai, capito? Un po' ti prende, un po'. Certo che ti prende. Quella situazione qua nel cuoricino, e quindi sono quei film lì. Quelli che vi consiglieremo oggi si trovano tutti su Netflix e sono tutti rom-com. Teen. Allora, io inizierei con un film che non è nuovo, però è su Netflix ed è un film, secondo me, a mio parere, cult, che da guardare vedere. Assolutamente, ed è, la verità è che non gli piace abbastanza, e già il titolo dice tutto. Io devo ammettere che avendolo visto a 16-17 anni ha cambiato molto il mio modo di vedere le cose, quindi secondo me è un film cult, passatemi il termine, da vedere. In parole povere, proprio senza spoilerarvi granché della trama, anche perché questa grande trama. Vabbè, le rom-com non sono spoilerabili, esatto. Cioè, diciamolo. Praticamente è un film che ha diverse storie parallele, quindi non ha soltanto due protagonisti, ma ci sono diversi protagonisti e segue queste diverse storie, anche se poi alla fine si intersecano come sempre. Esatto. E in pratica ti fa vedere in diverse situazioni di relazioni, come dovresti comportarti. Quindi ti fa vedere tu che stai approcciando per la prima volta con un ragazzo, oppure due che stanno già insieme, tutti i vari problemi. Tipo, Dio non mi chiama, esatto. Perché non vuole chiamarti. Esatto. Quindi ti fa aprire un po' gli occhi sulle cose proprio terra terra, cioè non è che stanno lì a farsi i film mentali, no. Cioè, le cose che non ti chiama, tutti, non ti vuole chiamare. Esatto, le cose che sanno tutti, ma che nessuno vuole realmente vedere. Ti sbatte proprio la verità in faccia. Esatto. Questo, è tipo film. Una guida a come approcciarsi uomini, donne, cose insieme. Bello, tutti mi è piaciuto tanto. L'ho rivisto un sacco di volte. Anch'io. Se non l'avete visto, assolutamente. Mantra. Film cult delle rom-com. Mantra. Allora, questo film abbiamo deciso di vederlo così a caso, perché ci veniva sempre detto da Netflix: guardati questo film. Però non ci aveva mai così tanto colpito. No. Però sulla scia dei film un po' così, esatto, tranquilli da divano, mi ho detto, vabbè. Sì, abbiamo iniziato con tutti questi film di DJ, di Rob, di cose, quindi poi ci siamo trovati a vedere, sì, questo film che si chiama Ibiza. Ibiza. Oh mio Dio. Allora, il cast, partiamo dal cast, perché è importante parlare del cast, ok? Allora, partiamo, ok, c'è Miki, ok, di Love, la serie TV Love di Netflix, bellissima, consigliata tra l'altro 300.000 volte da noi, andatela a guardare. Comunque c'è lei come protagonista. Le sue due amiche, che sono fortissime, ragazzi, ve lo giuro, fanno veramente tanto ridere. Yes. E poi raga, c'è Richard Madden. Richard Madden. L'uomo più bello del mondo, secondo me. Ma questo è un altro conto, ok? Il per film chi non conosce, aspetta, però per chi non conoscesse Richard Madden, perché magari vivete sotto un sasso, è Robb Stark di Game of Thrones. Sì. E che è l'uomo più bello del mondo. Mamma mia. Continuiamo. Allora, praticamente è un film molto divertente, non tanto teen, non cioè tanto è teen. Un po' più spinto rispetto ai film teen, perché non è teen. E praticamente parla di questa ragazza che viene mandata a Barcellona per lavoro, quindi lei in teoria dovrebbe lavorare e va a Barcellona. Poi però lì incontra un ragazzo per caso, per pochi minuti, e niente, poi fa delle follie. Vabbè ragazzi, da guardare secondo me, perché sì, veramente a me ha divertito particolarmente. È molto divertente, sì, un sacco. E poi non è la solita storia romantica, nel senso non ti fa le battutine un po', quelle un po' cheesy, capito? Quelle i tuoi occhi sono, esatto, le stelle del mio cielo. Oppure il protagonista non è il personaggio quello, sono maschio, wow, sono un uomo tough. Anzi, è molto bello perché lui è super figo, ok? Però è un sacco, è un po' impacciatello, è un po' impacciato, è un po' scemo, è un po' che non sa cosa fare della sua vita, è carino, da molto guardare, carino, secondo me. Allora, prima di passare alla fissa del momento, vi dico un altro film che si trova sempre su Netflix e si chiama The Rubber Moment. Che comunque pure qui non è che mancano i miei, cioè, i protagonisti fighi. Fighi, c'è Zac Efron. Stavo parlando di Zac Efron, okay. Nostra crush
di quando avevamo 12-13 anni, Troy Bolton, sempre, musical, sempre nel nostro cuore. Praticamente questo film parla di tre amici, ok, che dopo varie cose si fanno questa specie di promessa di rimanere single, divertirsi e non impegnarsi nelle relazioni, esatto. Ok? E poi c'è questo mito che dice che quando in una relazione la ragazza o il ragazzo inizia una frase con so, quindi, tipo quindi oppure allora, vuol dire che sta per dire qualcosa, tipo definiamo la nostra relazione, voglio qualcosa di più serio. Quindi quando una persona dice quella frase che inizia con so, basta, lasciata, non voglio impegnarmi. Poi vabbè, durante il film ci sono varie cose e vabbè. È un film comunque, Federica, una trama. Succedono cose nel film, succedono cose, cioè, un inizio, svolgimento e conclusione. Cioè i film sono come, è fatto così, insomma. Giusto. Non va a finire come te l'aspetti, secondo me. Cioè tiene molto fede al carattere dei protagonisti. Tiene molto fede? Fede. Ecco, mi tengono in braccio. Ok. E quindi niente, molto carino, guardatelo. La dura verità, la dura verità. Ah, Allora, questo è uno dei miei film preferiti di questo genere. Prima di passare alla bomba del momento, vi diciamo l'ultimo film che è la bomba per noi, ok? Sì. Stiamo parlando di La dura verità, ok? E stiamo parlando di Gerard Butler. Cioè, sì, Butler. Butler. C'è troppe R questo Butler. Gerard. E stiamo parlando di Gerard Butler. E non so dirlo. Non lo so dire. Di Gerard Butler. Non c'è. Non lo so. E stiamo parlando di... Puoi dirlo, per favore. Gerard Butler. Ci ho provato 50 volte a dire adesso metto le clip. Dile che no, non so no. Dire Gerard Butler. Ma lo so dire Gerard Butler. Gerard Butler. Gerard Butler. Ecco, devo dirlo in inglese. Certo. Praticamente parla di questa donna che lavora nella televisione e di quest'uomo che lavora sempre nella televisione, ha un suo show televisivo e parla della dura verità, ovvero quello che le donne non sanno degli uomini o quello che gli uomini fanno con le donne. Vabbè, quello della verità che c'è dietro, esatto, i rapporti tra due persone. Lui è abbastanza maschilista, vogliamo sì, dire così. Sì, è un po' così, un po' duro. Esatto, e lei diciamo che non è che gli sta tanto bene il suo modo di approcciare alla vita sentimentale. Ma perché delle lei coppie. È una romanticona che però è sempre single, che ha un po' di problemi di cuore. Vengono messe a lavorare insieme, quindi potete immaginarvi la bomba atomica. E la cosa bella è che tutto il film non è per niente smirato, anzi è pieno di battutine, di prese in giro, però... Quelle battutine e quelle prese in giro che proprio che attirano, capito? Poi c'è sta molto lui bene. Che comunque cioè potrebbe anche no, quel film mi dirmi ciao, sacco. A me piace il sale e io dico anche a me, vale. Ok, adesso abbiamo bisogno di un attimo. Mm-hmm. I'm sorry, ma dobbiamo parlare di una cosa molto importante. Sono usciti due film ultimamente su Netflix con un ragazzo che si chiama Noah Centineo. Ci piace molto e piace molto tantissimo questo rumore. Vabbè, non fa niente, okay. Sono agitata a parlare di Noah, ok? Sappiamo che tutto il mondo si è innamorato di Noah, noi ci siamo innamorati di Noah, adesso possiamo parlare dei film in cui c'è Noah Centineo, ok? Vi metto una foto qua al posto della mia faccia perché è bellissimo. Ma quindi posso fare tipo... No! Il primo film di cui parliamo è To All The Boys I've Loved Before. O tutte le volte che ho scritto ti amo. Esattamente. In italiano. Allora ragazzi, secondo me è una delle rom-com teen più belle uscite. È proprio bella. La fotografia è stupenda. Io mi sono convinta a vederlo sia perché su Twitter ne parlavano tutti, sia perché avete presente quando dei profili Twitter postano delle tipo dei frame del film con sotto le cose scritte, esatto, tipo le citazioni, le e quote. Quei frame avevano dei colori troppo belli, ho detto basta, devo vederlo. Colori fighissimi, fotografia fighissimi, attori bravissimi, storia super carina. Secondo me è una delle migliori rom-com di Netflix proprio in generale, perché ci sono anche altre, però secondo me questa ha proprio veramente colpito nel segno. Sì. Perché lei, la protagonista, è fortissima, è veramente fortissima. E poi c'è lui che oltre ad essere bellissimo, vabbè lo sappiamo tutti, e oltre ad essere carinissimo, che abbiamo ovviamente tutti visto tutti i suoi video su YouTube adesso, è anche veramente molto bravo a recitare, cioè a me piace veramente tantissimo, ha un sacco di micro espressioni facciali, è veramente bravo, cioè a me piace particolarmente proprio anche come attore. Parla di questa ragazza che scrive, cioè per tutta la sua vita ha scritto delle lettere alle sue crush, quindi ai ragazzi di cui si è innamorata, ma senza mai spedirle, ok? Quindi lei è lì in una scatola e poi succede qualcosa e vabbè, in pratica succede che è molto carino questo film, se no vi spoilero, carino. Raga. Però anche questo non ti aspetti come va a finire, perché per un momento c'è un po' tipo...
Sì, parecchio. E quindi e però... secondo me cioè, non è per niente scontato. Cioè, mi piace questa cosa di non aver spedito le lettere, esatto, come Turn. E poi è super realistico. Sì. E poi una cosa super cute che ho scoperto: a un certo punto del film fanno vedere un loro lock screen. Come si chiama? Blocca schermo. Blocca schermo. Vabbè, lo sfondo del telefono. Lo sfondo, okay, del telefono. Di loro due che dormono abbracciati sul divano. Io ho scoperto che quella foto non è stata fatta apposta, ma i due attori stavano veramente dormendo così durante tipo la pausa delle riprese, gli hanno fatto una foto e l'hanno messa come sfondo del telefono. È stata una cosa che io ho sbroccato perché è troppo troppo carina. Quindi Told the Boys I Loved Before, o Tutte le volte ho scritto ti amo, bellissimo. Bellissimo, anche perché è uno di quei film in cui si sviluppano i sentimenti, cioè non è che è campato in aria tipo perché si piacciono, no. Un altro film Netflix, rom-com teen, che è uscito veramente da poco, tipo da giorni. Questo è il treno, abituatevi. Vabbè, abituatevi al treno. È Sierra Burgess is a loser, ovvero Sierra Burgess è una sfigata. A me è piaciucchiato, cioè rispetto a To All the Boys I Loved Before, quindi a Tutte le volte ho scritto ti amo, è piaciuto di meno. E ci sono delle cose che mentre le guardavo dicevo: è sbagliato. Perché, perché sta succedendo, lo fai? Cioè, cosa? È sbagliato, non va bene. Ho visto anche che su internet molta gente sta dando un po' contro a questo film. Non contro il film, contro le cose che fa la protagonista. Perché sì, effettivamente dicono: Sierra Burgess è veramente una sfigata. Perché fa delle cose nel film che non sono fair, cioè non sono giuste, non si corrette, fanno. Non si fanno. Cioè, noi stavamo lì a guardare il film e dicevamo: questo non si fa. No, non si fa questa cosa. Cosa stai facendo? Non lo fa. Era così. Non è proprio uno stinco di santo, no, lei. Però, però secondo me, è comunque da vedere. Ovviamente c'è lui, no, Centineo, che fa un'altra parte che è diversa completamente da Peter Kaminsky. È molto più sfigatello. Sì, in To All the Boys I Loved Before, quindi in Tutte le volte ho scritto ti amo. A me è piaciuto un sacco il personaggio della stronzetta VIP Veronica, di turno di scuola, che si chiama Veronica. Il suo personaggio mi è piaciuto un sacco perché si evolve proprio durante, sì, il film. Quindi lei, super cute, mi è piaciuta un sacco. E la protagonista è Barb di Stranger Things. Lei è anche molto forte. Mm-mm. Fighissima. Se voi l'avete visto questo film, fateci sapere cosa ne, sì, pensate qui sotto nei commenti, perché c'è un sacco di cose che si dicono su questo film, quindi vogliamo saperle. Ovviamente non vogliamo sapere solo su questo film, ma su tutti gli altri, ovvio, film, se avete già visto o pensate di volerli vedere. Siccome questo non mi sembra il luogo adatto in questo momento, direi che possiamo tutti andare su Instagram in questo, sì, momento, okay? Lasciamo qui i nostri profili, esatto, e possiamo andare a parlare di quanto Noah Centineo è veramente l'uomo della vita di tutti. Sì. Per me, insomma, se volete possiamo parlare anche di Richard Madden comunque. Sì, esatto. Chiusa parentesi. Possiamo parlare di quello che volete, basta che ci seguite su Instagram e ci vediamo lì, insomma, perché... A sbroccare. Esatto. Un'altra cosa che volevo chiedervi è che noi un sacco di tempo fa abbiamo fatto un video sui nostri film della vita, tipo i nostri film preferiti. Ma secondo me è ora di rifarlo. Esatto. È ora di un po' modificarlo, un po' di ripetere le nostre certezze sui film che veramente sono i nostri film della vita. Quindi, volete un video sui nostri film preferiti di sempre? Se volete questo tipo di video, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. E vi lascio anche un poll qui sopra, potete cliccare le cose e votare. E fateci sapere quali sono i vostri film preferiti in questo momento su Netflix qui sotto nei commenti. Quindi cercheremo di rispondere un po' a tutti e cominciate a scambiarvi delle idee. Magari scoprite un film che vi piace, non l'abbiamo io visto, magari non l'abbiamo visto, e quindi anche noi possiamo andarlo a vedere. Mi sembra logico. Logico e concreto. Io vi ricordo di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto e se volete altri video sui film e sulle serie TV. Vi lasciamo tutti i nostri social qui sopra impressione. Mi raccomando di iscrivervi al canale perché è molto 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 giusto. Noi vi mandiamo un bacino e ci vediamo al prossimo video. Hello! Hello.